passi del dialogo a Torino sono nei luoghi di frontiera, nei laboratori di integrazione costruiti nel tempo, nonostante difficoltà, contraddizioni, un confronto mai facile. Marce per la pace, preghiere, parole, i volti di quanti nella normalità vogliono comunicare l'Islam per come lo vivono, una religione. A San Salvario, per dirlo, si sono incontrati due amici, il parroco Don Mauro Mergola e l'esponente della comunità islamica Walid Dannawi. Qui chiesa e moschea sono sulla stessa strada, poche centinaia di metri, ma una strada che rischia di diventare lunghissima di questi tempi. L'amicizia ha azzerato le distanze, ha iniziato Dannawi, accolto al termine della messa domenicale. Io vorrei iniziare con una parola. Noi condanniamo e basta. Condanniamo quello che è successo senza stare lì a discutere come e perché. Perché io penso che questo è il momento della condanna. Se vogliamo poi analizzare quello che è successo, perché è successo, come mai, questo si fa in un secondo momento. Nel Corano si dice che chi uccide una persona che non ha ucciso o non ha recato del male ad altre persone, come se avesse ucciso tutta l'umanità. Don Mauro ha ricambiato la visita qualche giorno dopo, la preghiera del venerdì, giorno festivo per l'Islam, un'occasione di incontro vissuta nella semplicità assoluta. La cosa che noi vogliamo dire a tutti, che noi credenti, noi uomini, ecco, che affidiamo la nostra vita a Dio, siamo sempre contro ogni forma di violenza. Ad ascoltare centinaia di musulmani di ogni paese, gli immigrati storici, la realtà di una delle moschee più grandi di Torino. Silenzio, curiosità, anche partecipazione, perché i fatti di Parigi sono entrati nella sensibilità di queste persone. Il sermone dell'imam è tutto centrato sul valore della vita umana. Colpisce il fatto che molti terroristi siano giovani che di solito non frequentano le moschee. Questo vuol dire che cristiani e musulmani insieme dobbiamo lavorare insieme per costruire un ambiente che sia educativo, aiutare un giovane ad amare se stesso, la vita e rispettare gli altri. Don Mauro e Walid non sono stati gli unici ad incontrarsi. I musulmani della moschea di Via Genova hanno organizzato una marcia per raggiungere la chiesa dell'Assunzione di Via Nizza. In cammino c'era anche il parroco. Questa moschea è un punto di riferimento per la comunità marocchina, l'esperienza legata alla visione illuminata e tollerante del re del paese, Mohammed VI. L'estremismo qui non è di casa. Siamo qua oggi per dire un no secco a qualsiasi forma di violenza, a qualsiasi forma di terrorismo, a qualsiasi forma di separare le persone. Credo che la nostra presenza come comunità cristiana qui e poterci ritrovare insieme sia davvero un segno forte e spero che veramente possa essere un segno per la città, per ogni uomo e donna di buona volontà. È l'ennesima iniziativa promossa dalle comunità islamiche di Torino dopo i fatti di Parigi. Giovani e adulti ne parlano, il terrorismo è un problema anche per chi vuole vivere normalmente. Alimenta il rischio di pregiudizi, di diffidenza, il vero timore. Non è tutto facile, anzi, è una marcia o un incontro in moschea. Da soli non cambiano le cose, ma sono un segno in un'epoca che ha un disperato bisogno di simboli, di gesti di incontro, di amicizia. Questo dice che c'è desiderio, c'è sete nel cuore dell'uomo di pace, di incontro e di conoscenza. C'è questo sentimento di felicità che ti copre e ti proprio immerge in una emozione pazzesca.